Da ieri si trovano in carcere le 6 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Far West, l'inchiesta che ha consentito di far luce su gravi episodi delittuosi commessi con l'utilizzo di armi, fatti che hanno dato all'operazione proprio il nome di Far West per richiamare la facilità con cui si sia sparato in città. Protagonisti delle azioni di fuoco sono stati in particolare Calabro e Giacoppo. Attraverso una minuziosa analisi dei dati acquisiti nel corso delle indagini, i carabinieri hanno ricostruito come nel tardo pomeriggio del 21 novembre del 2014, dopo aver ottenuto la disponibilità di una pistola, i due abbiano raggiunto a bordo di uno scooter la bottiglieria La Spagnola di via Consolare Valeria, esplodendo all'impazzata alcuni colpi di pistola contro la vetrina dell'attività commerciale, esattamente alle 18.35, in un orario in cui la gente per strada e bar e botteghe sono colmi di clienti, proprio come nel Far West, mettendo seriamente in pericolo l'incolumità di tante persone. Il successivo rinvenimento della pistola utilizzata, sottoposta a accertamenti tecnici da parte dei RIS dei carabinieri, ha consentito di riscontrare che si tratta della stessa arma impugnata da Giacoppo la sera del 24 febbraio 2014 per esplodere 9 colpi contro l'abitazione del pregiudicato Domenico Musolino, villaggio Aldisio. Dalle intercettazioni è emerso inoltre come Giacoppo disponesse anche di altre armi che si dichiarava pronto a utilizzare. In una circostanza, infatti, rivolgendosi ad un interlocutore a cui spiegava la sua perizia nel maneggio delle armi, forniva la sua disponibilità per punire in maniera esemplare i presunti responsabili di un furto in abitazione.